Essendo noi una realtà, alla volta spirituale e materiale, la nostra comprensione del mondo si fa di solito attraverso i nostri sensi. Anche la dimensione spirituale dell'uomo è comunicata attraverso i sensi. Quando, ad esempio, ascoltiamo l'insegnamento della Chiesa, che ci permette di pian piano capire meglio. Questo è il modo normale per noi di ottenere una conoscenza di una cosa, di un fenomeno. Noi partiamo dal mondo materiale per passare poi ad una conoscenza intellettuale dell'anima, o posso dire una conoscenza spirituale. Non riceviamo una conoscenza perfetta come un'illuminazione personale dentro di noi, perciò siamo costretti a cercare sempre di chiarire i nostri sensi, come per togliere la nebbia che oscura la vista, o di togliere il temore che impedisce il godimento della musica. E per quanto riguarda il mondo visibile, questo fenomeno vale, e così la scienza umana riesce a capire sempre meglio il mondo. Per il mondo invisibile, invece, la conoscenza umana attraverso i sensi non è sufficiente, perché i nostri sensi non hanno la capacità di capire questo mondo invisibile. La difficoltà avviene quindi quando si tratta della fede, perché la fede di per sé dovrà superare i limiti del mondo invisibile per raggiungere il mondo invisibile. La fede cristiana, la ritorno della Santissima Trinità, il mistero dell'incarnazione, della redenzione e così via, non è, la fede cristiana non è una cosa che si può scoprire e capire solo con indagini, esperimenti, come fa ad esempio la scienza. Poi qui, oggi non abbiamo mai visto il nostro Signore, non abbiamo mai visto Gesù, non abbiamo assistito alla sua crocifissione e alla sua resurrezione, che avremmo potuto utilizzare come prova della sua divinità. E per noi, oggi qui, la fede è come una fede cieca, perché non vediamo immediatamente i motivi della nostra fede. Possiamo capire questa parola di nostro Signore: se non vedete le altre e prodigi, non vedete. La fede ha come bisogno di trovare l'appoggio nel mondo invisibile. Cerchiamo una prova per questa, la nostra credenza, e cerchiamo dei miracoli. Cercare i miracoli di per sé non è una cosa negativa, cosa piuttosto normale, è anche legittimo magari o debole cercare di chiedere miracoli a Dio, perché la nostra fede, nel senso vacillante, ha bisogno di un appoggio, una conferma visibile delle cose invisibili. Per questo ci preghiamo, chiediamo Sant'Antonio, lo chiediamo una grazia a Dio. Sì, i miracoli sono importanti e poi sono cose pure belle, ma i miracoli non sono una necessità per la nostra fede. L'ufficiale del nostro Vangelo era venuto a Gesù per chiedere miracoli per suo figlio, ma il dettaglio che ci colpisce, è il fatto che non è venuto a verbare il figlio in secco, cioè non potrà essere presente al momento stesso del miracolo. Il nostro Signore ha fatto il miracolo subito, a distanza, perché la cosa che gli interessava era di vedere la fede del centurione, quella dell'ufficiale, la fede di cui l'espressione era il fatto di venire da lontano e poi tornare a casa con questa fiducia in Gesù, di cercare questo incontro personale con il Signore. I miracoli rispondono quindi la fede e rispondono come una purificazione delle nostre intenzioni e della nostra anima. Il nostro Signore ha chiesto la fede del futuro ufficiale prima che questo potesse vedere la guarigione. Il nostro Signore richiede prima la fiducia, prima di fare il miracolo.
questo caso è rilevante come una cosa che viene a confermare una fede già esistente, non un fenomeno che ci spinge a credere. Il miracolo è come il risultato della fede, o forse potremmo dire anche una ricompensa, una certa ricompensa. Sarebbe ovviamente una cosa stolta porre il miracolo come condizione di questa nostra fede. E come tutte le grazie ricevute e come tutte le consolazioni che Dio ci offre a seconda del suo giudizio per il nostro bene, anche se non lo vediamo, i miracoli sono un motivo di ringraziamento quando capitano, ma anche un motivo di ringraziamento quando non capitano. Solo Dio può decidere di fare un miracolo e la nostra fede non potrà averlo come condizione essenziale. Il risultato di questo miracolo evangelico non era solo la guarigione del figliolo, ma pure quella dell'ufficiale. Lui è diventato come un apostolo, un missionario presso la sua famiglia. In questa domenica missionaria egli è l'esempio di, per noi, uno che una volta ricevuta una grazia non poteva non diffonderla, non diffondere questa notizia e questa gioia per condividere l'amore di Dio in questo mondo. E questo è il senso della missione, di trasmettere l'amore di Dio a tutti i credenti, così sia.